Buongiorno ragazzi e bentornati al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Avete mai visto un tappeto di pietra? In questo museo ce n'è uno davvero straordinario. Venite con me. Eccolo qui. È un bellissimo mosaico romano che misurava circa 8 metri per lato ed è il più grande reperto conservato in questo museo. Fu ritrovato nel 1881 presso Piazza Biade, a due passi da Piazza dei Signori, e doveva decorare il pavimento di una grande sala nella domus di un ricco e potente signore romano. I mosaici romani sono chiamati anche tappeti di pietra perché, proprio come i tappeti, sono usati per decorare il pavimento e arredare la casa. Il disegno è formato da tanti piccoli frammenti di pietra accostati tra loro, le tessere, che una volta fissati con la calce non si muovono più. Il pavimento così realizzato è impermeabile, facile da pulire e soprattutto dura moltissimo tempo. A Vicenza sono state trovate diverse tracce di pavimenti a mosaico, provenienti da abitazioni romane databili tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Si tratta di mosaici piuttosto semplici, con motivi geometrici in bianco e nero. Come questo, ritrovato negli orti del Palazzo Vescovile, presso Piazza Duomo. Il mosaico di Piazza Biade, invece, risale alla tarda età romana, cioè al IV-V secolo d.C., e si distingue da tutti gli altri per due motivi. Prima di tutto perché è policromo, cioè a colori, e poi perché non presenta solo motivi geometrici, ma anche dei pannelli figurati, chiamati emblemata. Sono dei veri e propri quadri e raccontano storie mitiche di eroi in lotta contro animali feroci e mostruosi. Immaginiamo allora di essere antichi romani e di poter camminare su questo meraviglioso tappeto di pietra. Ecco qui Meleagro, un coraggioso cacciatore, celebre per aver liberato la città di Calidone da un ferocissimo cinghiale. Guardate, il cinghiale sta zannando una gamba di Meleagro! Ma il giovane eroe non si dà per vinto, anzi, stringe la lancia e si prepara a colpire a morte la belva. E quest'uomo barbuto con la clava, chi è? Ercole, il più forte degli eroi greci. Lo vediamo alle prese con una delle sue famose 12 fatiche, l'uccisione del leone di Nemea. Solo che qui la belva non assomiglia affatto ad un leone, ma piuttosto ad una pantera. Insomma, camminare su questo pavimento a mosaico doveva essere un po' come sfogliare un grande libro di figure. Ad ogni passo, una storia diversa. E a voi piacciono le storie? Continuate a seguirci e ve ne racconteremo delle altre!